Ciao a tutti, ciao, bentrovati sul nostro canale, settima puntata della nostra rubrica musicale. Prima ve le raccontiamo e poi ve le suoniamo. Per questo settimo appuntamento abbiamo scelto The Guns of Brixton, dei Clash. Il brano è contenuto nel loro terzo album London Calling, pubblicato nel 1979. Scritto e cantato dal bassista Paul Simonon, cresciuto a Brixton, quartiere nel sud di Londra. Il brano ha delle sfumature reggae. Nel testo si rende omaggio al film The Harder They Come, di cui vi abbiamo parlato nella puntata precedente della nostra rubrica musicale, la numero 6. Durante le registrazioni dell'album London Calling, Paul Simonon imparò a suonare la chitarra e cominciò a contribuire alla realizzazione dei brani. The Guns of Brixton fu il primo pezzo registrato dal gruppo ad essere cantato e composto dal bassista. Durante le esibizioni live, Paul e Joe Strummer, rispettivamente bassista e cantante chitarrista, si scambiavano strumenti e ruoli, perché Paul aveva difficoltà ad eseguire il giro di basso mentre cantava. Tantissime le cover, una anche da parte del cantautore italiano Enrico Ruggeri. Su tutte spicca la bellissima e scarna versione proprio di Jimmy Cliff, protagonista ed autore della colonna sonora del film The Harder They Come, a cui Simonon si ispirò nella stesura del testo. Un tributo al tributo. Sincero riconoscimento del legame dei Clash con la cultura giamaicana. Nel testo si parla del clima che si respirava nel quartiere di Londra a Brixton alla fine degli anni 70, della violenza della polizia e di come la gente del posto si comportava quando la stessa irrompeva nelle loro abitazioni, prendendo letteralmente a calci i loro usci. C'è chi usciva con le mani alzate o dietro la testa e chi invece con la pistola in mano. C'era la possibilità di venire abbattuto sul marciapiede fuori casa o portato in gattabuia nel braccio della morte. C'era chi viveva la giornata cercando di godersi la vita, consapevole del fatto che in un qualsiasi momento loro duramente potevano arrivare e con loro si aprivano le porte del paradiso, dell'inferno o del carcere. Si parla di Ivan, cresciuto sotto il sole di Brixton. Il suo quotidiano gioco era appunto la sopravvivenza. Lui è uscito di casa con la pistola in mano, non c'è quindi stato bisogno di caricarlo sul furgone nero della polizia, perché è stato freddato lì, nel marciapiede sotto casa. Addio al sole di Brixton. Potete schiacciarci, ferirci, ma farete i conti con le pistole di Brixton. Così recita l'inciso del brano. Ed ora la nostra versione. Buon ascolto! Thank you.
Prossima puntata, mi raccomando, iscrivetevi al canale.